Bentrovati da Gerardo Paterna a questo nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format video dedicato all'immobiliare dei servizi e prodotto per il blog gerardopaterna.com. Oggi voglio parlarvi di agenzie immobiliari digitali, di questi nuovi modelli che stanno arrivando sul mercato, che stanno impattando sul lavoro degli agenti immobiliari tradizionali. E lo facciamo con Paolo Facchetti, CEO di Dove.it. Ciao Ciao Paolo, Gerardo, grazie. buongiorno, grazie a te. Benissimo. Allora, Paolo, io credo che siate tra le tante proposte di modelli ibridi digitali che stanno un po' caratterizzando questo trend, forse quello più strutturato. A me personalmente ha fatto pensare un po' alla Compass americana che ho visitato proprio pochi mesi fa a New York, dove coniuga sia una presenza territoriale qualificata, ma soprattutto il fattore X sta proprio nella consulenza umana, quindi delle persone. Quindi digitale sì, ma con un apporto umano forte. La prima domanda che ti faccio è: quali sono i tre fattori che vi distinguono rispetto all'offerta digitale in ambito mediatoria, qui in Italia? Allora Gerardo, prendo a ruota un po' quello che mi hai appena detto su Compass. Se devo elencare i tre punti che differenziano Dove un po' dall'offerta che c'è sul mercato digitale, ne vedo principalmente tre. Il primo, come hai detto tu, è un modello che è molto pro-agente. Pro-agente cosa vuol dire? Che investiamo tantissimo in marketing e in tecnologia, ma lo facciamo con la visione agente, cosa vuol dire? Che siamo noi a dare le case alla gente. La gente non deve fare più zona. Facendo tanto marketing online, facendo le affissioni, facendo i tram, facendo tanto branding, siamo in grado di ricevere le richieste dei venditori e di allocarle ai vari agenti immobiliari sul territorio. La tecnologia invece gli diamo tutta una sorta di strumentazione e di gestionale che gli semplifica la vita, gli semplifica se fare una presentazione con un tasto può farla, se deve vedere il prezzo con un tasto può vederlo, se deve far vedere le proprietà e matchare compratore e venditore con un tasto può farlo, e tutto questo fa in modo che l'agente immobiliare si dedichi al 100% sulla persona. Quindi la Ok. tecnologia non va a togliere la relazione tra agente e le parti, va ad aumentarla. Ok, quindi diciamo che per gli agenti che lavorano con voi, quindi c'è un'acquisizione semplificata, una gestione marketing digitalizzata che diciamo, agevola, velocizza i percorsi di Assolutamente. gestione e quindi più spazio da dedicare Alla poi persona. alla persona e quindi in questo caso al cliente acquirente che poi è quello che vi paga. Esatto, e questo è il primo punto. Ok. Come secondo punto, se guardi la velocità di crescita che abbiamo avuto e la presenza territoriale in cui siamo, per me questo è un altro punto che ci caratterizza tanto rispetto ai competitors. Ok. Partiti a gennaio, ad oggi siamo su Milano, Monza, Genova, Torino, Bergamo, Varese, abbiamo aperto Roma a settembre, a brevissimo apriamo Bologna e altre X città che poi ti racconto. Quindi stiamo crescendo in maniera molto veloce, ma anche in maniera molto strutturata. Avendo centralizzato tutti i processi, riusciamo a mantenere la qualità, scalando il modello in maniera molto, molto veloce e semplice. Ok. Terzo punto, abbiamo un team tecnologico molto forte, quindi riuscendo a fare la tecnologia in-house, in casa, riusciamo ad adattare tutta la tecnologia sulle necessità degli agenti, quindi sono gli agenti a darci input su possiamo fare questo, possiamo modificare questo, possiamo migliorare questo, in maniera tale che la tecnologia sia veramente pro-agente. Ok, interessante, molto, e ci torniamo. Ma volevo portarti un attimo fuori dall'Italia e parlarti di Purple Bricks, no? Quindi diciamo un po' quello che è stato l'esempio trainante di agenzia immobiliare digitale, iperfinanziata, nasce in UK, lavora a Londra prevalentemente, poi va in Australia, va a New York, spendono un sacco di soldi diciamo per presidiare quei mercati. Poi a un certo momento il modello non regge più, chiudono in Australia, chiudono negli Stati Uniti, tornano in UK, le azioni scendono e quindi insomma è un po' così, è stato un po' una debacle. E qual è la lezione che si porta a casa da questo tipo di esperienza? Ecco, la mediazione digitale italiana che cosa impara da questo? Leggendo un po' il caso Purple Bricks, più che un problema a livello di prodotto,
per me è stato un problema a livello di internazionalizzazione. Cosa vuol dire? Sono andato in due mercati opposti, uno che è quello dell'Australia e uno che sono gli Stati Uniti. Entrando negli Stati Uniti probabilmente hanno sottovalutato molto la potenza di un player molto forte sul mercato che è Compass e di un mercato comunque culturalmente diverso. Stessa cosa per l'Australia. La cultura, gli aspetti, le abitudini che la popolazione australiana ha sono diversi dalla cultura, che le case stesse che ci sono in Australia sono molto diverse dalle case che ci sono in UK. Quindi bisogna capire se il problema è stato il modello digitale che non ha funzionato o proprio la strategia di internazionalizzazione in questi due paesi molto diverse. Ok, c'è qualcosa che tu hai preso da Purple Bricks? Allora, noi in realtà siamo molto focalizzati sul mercato italiano, quindi lo studiamo dall'interno, abbiamo visto il modello, abbiamo visto che comunque in UK ha funzionato, stiamo studiando come applicarlo sul mercato italiano, che anche qui è un mercato molto diverso da quello, da quello inglese. Certo. E abbiamo visto che la vendita della casa è un processo estremamente emotivo, che non può essere semplicemente digitalizzato e lasciato a sé. È l'investimento più grande che una persona fa nell'arco della sua vita, a meno che non sia un investitore o un imprenditore. E di conseguenza la componente umana è molto importante ed è per questo che stiamo facendo tanto focus, ci stiamo focalizzando molto sulla ricerca di agenti competenti per portare avanti questa. Rientriamo questa su questo tema adesso. Prima mi hai fatto una carrellata di città in cui siete presenti. Mi pare di capire che l'idea è di presidiare i principali capoluoghi di provincia, ok? Penso dove ci sia una certa dinamica. Allora, mercato, ci sono varie dinamiche su questo. Uno sono il numero di compravendite e valore al metro quadro. Okay. Due, la copertura geografica intorno alla città, quindi se siamo su Milano non facciamo solo Milano Centro, ma facciamo anche quello che è la provincia. Okay. Perché comunque da una parte di strategia marketing, acquisizione, tutto, ha tutto il senso di fare Varese, Bergamo, sì, piuttosto che Monza e le province limitrofe. E non ti ho accennato prima, apriamo Pavia Lodi a brevissimo, quindi questo abbiamo già trovato la persona, siamo contenti. E quindi, come hai detto te, focus sulle grosse città, focus 2020 saranno tutte le città del nord-est e da Roma in su, quindi abbiamo un grosso piano di espansione, di apertura città per il 2020, sempre col modello strutturato in maniera tale da avere una persona forte nel mercato che sviluppi il team poi. Esatto, quindi insomma più presidio uguale più persone. So che state cercando agenti immobiliari, qual è il modello di reclutamento? Allora, principalmente chiediamo semplicemente di compilare la candidatura che c'è sul sito. Uh-huh. Sul nostro sito ci sono tutte le posizioni aperte o semplicemente mandare una mail a recruiting@dove.it. E lì vediamo il curriculum. Una volta visto il curriculum facciamo una chiamata con tutti i vari agenti. Facciamo una chiamata e capiamo qual è la loro esperienza, capiamo qual è il loro profilo. E una volta fatto una prima scrematura, capiamo anche perché l'interesse per dove.it, perché lavorare per noi. Una volta fatto una prima scrematura del profilo, li incontriamo direttamente di persona e poi scegliamo la persona che andrà a occuparsi della zona. Qual è il candidato ideale tipo? Allora, ci diamo già qualche indicazione. Perfetto. Il candidato ideale tipo, idealmente, è una persona che ha almeno un paio d'anni di esperienza sul mercato immobiliare, che ha visto come funziona il mercato, ha visto quali sono le dinamiche, ha avuto già qualche relazione e interazione con compratore e venditore. È una persona possibilmente giovane, ma su questo non è un requisito bloccante. Quindi abbiamo agenti anche di 50 anni, deve essere una persona solare, educata, strutturata, che vuol dire molte volte la difficoltà è riuscire a far compilare magari anche dei semplici report mensili. Ma non racconti nulla di nuovo, l'agente immobiliare è molto refrattario a tutta la parte burocratica. Esatto, quindi questo l'abbiamo notato, quindi certo, che c'è una parte burocratica che prende poco tempo, però quella è importante da fare. Certo. E che poi che abbia tanta voglia di fare, di mettersi in gioco, che sposi la tecnologia e che sposi anche un modello nuovo di business, di innovazione nel mercato. Bene, bene, interessante questo. Allora, nervo scoperto, dai. Allora, sto zero commissioni, lato venditore,
piace poco perché dice no, si sminuisce il valore dell'acquisizione, soltanto il venditore è in grado di comprendere il valore del servizio offerto, eccetera, eccetera. Insomma, nel mercato anglosassone paga il venditore, non l'acquirente. Questa scelta è dettata da altre ragioni oltre ad una facilitazione dell'acquisizione oppure no? Allora, qua io ho due punti principali. Sì. Il primo punto, molto chiaro, molto fermo, se tu hai l'immobile e l'immobile a prezzo e l'immobile bello, che tu sia il proprietario, che tu sia l'agente immobiliare, sì, l'immobile lo vendi. Quindi se hai l'immobile, fai il mercato e qua c'è poca discussione. Il secondo punto per me viene nella parte del compratore. Tu mi dici, il compratore molte volte non percepisce il valore aggiunto portato dall'agente immobiliare perché lo vede solo come un apriporta, esatto, che fa vedere la casa. Qui per me c'è del lavoro da fare, ma a livello di industria, quindi a livello di settore. Bisogna far capire al compratore che quella percentuale che lui va a pagare è frutto di un lavoro di ricerca, di investimento in marketing e di disciplina, di strutturazione, di battere la zona, come si dice in gergo, quindi quel 2,49, se non lo, nel nostro caso, certo, nel caso dell'agenzia classica, è più che giustificato, se no dovrebbe farsi quel lavoro di ricerca. Quindi per me è qui che va messo il punto, bisogna far capire al compratore il valore della ricerca. Una commissione sola e anche scontata non rende il modello economicamente fragile? Cioè, a meno che tu non faccia 1000 compravendite al mese, allora dici ok, allora industrialmente no, riesco a starci dentro. L'idea di dove punto it è quella, è di fare molte transazioni, di avere un modello iper industrializzato, che come ce l'abbiamo noi, quindi avendo un marketing centrale, legale centrale, contact center centrale, content centrale, tecnologia centrale, e lasciare all'agente immobiliare la parte di negoziazione e di mediazione delle parti, in maniera tale che se un agente in un'agenzia classica riesce a gestire 20 immobili, un agente in dove.it ne riesce a gestire 40 al mese. Quindi questa è la differenza, quindi avere molto più tempo libero, quindi liberare la gente da tutta la burocrazia, da tutta la parte di marketing, da tutta la parte che non è il suo core business, lasciarlo focalizzare sugli appuntamenti, sulle valutazioni, sui rogiti, sui compromessi. In questa maniera qua riusciamo a iperscalare e iperstrutturare e a fare molte più compravendite e a far girare il modello a livello economico. Ti lascio sulle compravendite. Domanda fuori programma è questa. Ci dai qualche numero? Perché allora, la confezione è interessante, la propaganda è efficace, ma i numeri sulle compravendite e sugli incarichi, puoi darci qualche indicazione? Ti do i numeri dell'ultimo mese, che non te li svelo tutti, però ti do gli ultimi dell'ultimo mese, che così potrebbe essere interessante. Sì. Allora, ultimo mese, a partire dal 1° settembre, abbiamo fatto in media una compravendita al giorno e abbiamo toccato un picco di 2 compravendite ieri. Okay. Per compravendita intendiamo una proposta o non subordinata al mutuo accettato, una proposta subordinata al mutuo con mutuo accettato. Okay. Quindi questo è il ritmo di velocità a cui stiamo andando a settembre e ci aspettiamo di mantenere questo ritmo anche per ottobre, novembre, dicembre. E in termini di incarichi? Siamo più di 350 incarichi acquisiti, non ancora pubblicati, qualcuno pubblicato, qualcuno non pubblicato, qualcuno molti venduti. Quindi a livello di crescita esponenziale a livello di mandati, a livello di tantissime visite per compramento di appartamenti e vendite già completate. Interessante, no? È stato un grande lavoro. Sarei soddisfatto? Molto contento. Molto. Anche stanco, però. Ma sei giovane, dai, puoi non fare vacanze ancora per qualche anno, dai. Assolutamente. Io so che avete un'offerta anche per i costruttori. Sì. I costruttori sono al centro dell'attenzione anche di tanti portali immobiliari che riservano a loro, insomma, piani di marketing dedicati, eccetera, eccetera. È un mercato promettente. Che criticità vedi?
Ti do qualche numero sì. E poi ti spiego un po' cosa facciamo anche noi con sì. I costruttori. Anzi, magari ti spiego prima cosa facciamo con i costruttori, diverso dai portali immobiliari. Diamo proprio un pacchetto ai costruttori. Quindi diamo un pacchetto di, oltre a tutto il marketing online, che include il portale immobiliare, quindi la cooperazione con il portale immobiliare, abbiamo tutto un pacchetto di marketing social, Google, piuttosto che marketing offline, quindi tutte le okay. campagne di affissioni, autofoam, brochure, quindi tutta quella parte lì, gli diamo il pacchetto di marketing completo, gli diamo un pacchetto di advisory anche, abbiamo una capacità di dati in maniera tale che possiamo, che sappiamo in maniera abbastanza precisa il giusto prezzo della nuova costruzione, quindi diamo un servizio di advisory, un servizio di marketing molto molto spinto e un servizio di vendita con agente dedicato per il cantiere e gli faremo questo pacchetto, quindi molto diverso dal servizio del solo portale immobiliare sì. che comunque includiamo. Parte dei costruttori, per darti qualche numero, Sole 24 ore, primi 6 mesi del 2019, aveva fatto una stima che il 12% delle dell'offerta totale del mercato è fatto di nuove costruzioni. Certo. La richiesta è aumentata del 4% a livello di offerta e del 2,9% a livello di prezzi, quindi una buona fetta di mercato interessante, questo sulle prime 6 città d'Italia. Una buona fetta di mercato interessante che va a diversificare l'offerta nel senso, oltre ad offrire il classico compravendita sì, sì. da privato, vi dare anche un'offerta di nuovo, quindi okay. Questo qua è un po' la strategia. Interessante, quindi. Allora, come si entra in contatto con Dove.it? Quindi è un appello che facciamo agli agenti immobiliari che vogliono iniziare una carriera all'interno di questo modello digitale. Allora, tutte le informazioni le trovate sul sito www.dove.it, okay. Nella parte in basso lavora con noi, avete tutte le posizioni aperte, lì basta che cliccate e trovate le posizioni aperte che ci sono o semplicemente mandate una mail a recruiting@dove.it. Benissimo. Paolo, allora, io ti aspetto ancora per novità nei prossimi mesi sicuramente, perché ce ne saranno tante. Ti ringrazio per il tempo grazie a te. Che ci hai dedicato. Prima di chiudere, vi ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo a losgabello@gerardopaterna.com. Ci vediamo in occasione del prossimo video. A presto!